Partiamo dalla partita contro San Vito, che era insomma importante, però insomma sembrava comunque alla portata dei tuoi ragazzi. Cos'è sembrato nel primo tempo? Nel secondo, cosa è mancato? Forse l'abitudine a giocare per vincere a questo livello, ecco, indubbiamente la spinta emotiva che hanno avuto i ragazzi, cioè i nostri avversari, è stata più continua ma anche più incisiva. Noi abbiamo perso un po' di continuità nel secondo tempo, specialmente in tanti piccoli momenti in difesa siamo rimasti un po' passivi. Questo poi ci ha complicato l'andare nella fase successiva di attacco, perché poi a un certo momento dovevi recuperare, quindi affrettare il tiro, affrettare le conclusioni. Questo sappiamo bene che più delle volte porta a soluzioni non proprio positive. Un peccato, di contro c'è da dire, ecco, che ci eravamo riproposti di farci questo regalo di entrare nei playoff per i primi quattro posti. In questo momento la classifica non ci permetterà, perché comunque mancano 2 giornate alla fine. Il vantaggio che ha il San Vito comunque è di 6 punti e quindi irrecuperabile per noi. Non finisce, giochiamo per mantenere questa terza posizione che abbiamo raggiunto fin qua, e poi giocheremo la seconda parte dei playoff, quella riservata per il quinto e ottavo posto, sempre con la voglia di entrare in campo e di provarci sempre, questo è senz'altro sicuro. Senti, in settimana così, su cosa hai lavorato maggiormente in vista di un avversario? Poi parleremo un po' dell'avversario che sta per arrivare. Ecco, su quale aspetto hai battuto? Però magari su questa maggiore fluidità a trovare in attacco, o su comunque tenere costante, diciamo, la tensione per tutti i 60. Sì, beh, il metodo è sempre quello di aumentare il perdurare della condizione, sia per quanto riguarda l'aspetto offensivo che quello difensivo. Mi interessa, ed è già un po' che ci proviamo a lavorare più sul contatto fisico, che poi è il problema che è venuto fuori anche sabato durante la partita, cioè di cercare di avere un po' più di forza di spinta in penetrazione, nel tiro in contatto, nel lavoro uno contro uno, due contro due. E questo è stato il tema un po' degli ultimi mesi, ecco. Ovvio che c'è sempre il giusto tempo per assorbire dei lavori, però vedo che insomma i ragazzi hanno capito comunque lo stimolo e ci stanno mettendo tutto per migliorare sotto questo aspetto. Senti, ultima cosa, questa partita, questo derby con lo Sporting, comunque da non sottovalutare, perché c'è comunque così, giocatori di grande esperienza, quindi, come dire, un po', magari possiamo definire un po' mina vagante, no, del campionato. Sì, lo Sporting ha nel suo gruppo dei giocatori che hanno avuto un luminoso passato. Penso più di tutti a Filippo Prendina, altri ragazzi che hanno fatto anche la storia qui nel Torri, nel Vicenza, quindi abbiamo pieno rispetto di questi ragazzi, vogliamo affrontarli al meglio delle nostre possibilità. Poi sicuramente ogni partita sta dimostrando un poco, anche l'ultima vittoria di Riviera contro il Povegliano. Povegliano era a nostri, cioè competeva con noi e il San Vito per giocarsi il secondo posto, è uscito mal ridotto dalla partita di Vicenza. Ogni partita ha la sua storia, noi speriamo di essere un po' in forma. Adesso un paio di giocatori tra influenza e qualche acciacco non si stanno allenando al pieno, però insomma bisogna andare in campo e combattere poi sabato. Ripeto, noi, la squadra è giovane, ha sicuramente prospettiva, abbiamo puntato per un traguardo che poteva essere il non plus ultra, cioè arrivare nei primi due. Ovviamente l'esperienza dopo, nelle partite giocate a questo livello, sia del San Vito ma anche dello stesso Schio, ci hanno penalizzato, ma ripeto, noi guardiamo avanti partita dopo partita e cerchiamo di mettere in campo il meglio di quello che siamo in grado di fare.